vediamo un po'. Riven, Shyvana, Ekko, Ezreal, Thresh. Ekko col cleanse, quindi non potrà splittare il late game. Necessario comunque il cleanse contro il team nostro. Solo che vedo Ex Platini e ciò non mi piace. Boh, vabbè. Vediamo un po'. Chi è l'Ex Platino? Vedo due Arranked e un Ex Pla livello 52. Questi se lo sono fatti adesso l'account. È uno Smurf, season 7 bronzo. Questo qua si sono 8 platino. Questo qua non si sa. Platto 1, ex Diamond 5. Aia. Ok, non potremo contare sul nostro mid laner purtroppo. Succede. Ex D5. Lo so. No, 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 Soleante e l'armadio. Infatti andiamo. No, no joke, comunque andiamo all'IKEA sta settimana. Non so se ci vado anch'io. Comunque dovrei comprare una scrivania. Due scrivanie. E qua dovrei cambiare tipo la postazione. Dovrei averci la parete alle spalle. Così ci stanno meno problemi di. Cioè, si dovrebbe sentire un po' meglio l'audio. Perché non dovrei averci l'eco con la parete alle spalle. Forse ce n'ho di più. Non lo so. Comunque più che altro è migliore per l'illuminazione perché st'armadio sparisce. Quindi c'ho la luce naturale che però mi viene di fronte perché io in pratica la postazione sarebbe girata al contrario. Quindi dovrebbe esserci un'illuminazione naturale molto superiore a questa. Starmeo proprio se ne andrà, don't worry, quindi. Tiriamogli un po' di schiaffi. Forse potevo fare. Potevo stare W e toglierglielo. Stata W è worth in questi casi. Perché la Q mi serve per pushare. Il re-level, sto matchup è così. Vince Riven. Il livello 1 lo vince se tu non hai pushato. Perché la sua Q auto è. Col Conqueror è un sacco più forte idea. Quindi la Q ti fa comodo anche perché poi fa un safe trade. Curarti e intanto pushare pure la wave. Nice, ha messo 2 CS. Sbagliato. Vado quella qua. Valenzi vince così, prendendo il push. 23, lui ha startato di doppia pozza pure. Prendo un'altra Doran's Blade probabilmente. Mi piace troppo. Lui c'è il flash up, non può fightare in mezzo ai miei minion però così. Perché si prende troppo aggro. Lui ha appena fatto il TP, quindi è low HP, non ha più sustain, ha appena usato la sua ultima pozza. E io invece sono fresco di back, un flask e tutto. Quindi sono in vantaggio molto grande. Lui sta a metà HP, io ho un back migliore. Le vuole beccare assolutamente. Però se becca qua perde un sacco di roba. E gli mando sotto torre la wave. Oddio, questa qua forse non riesco a mandargliela sotto torre. Dovevo pushare hard subito.
Ma un po' di danni la prende. Un po' di torre la perde pure. Non perde tanto quanto avrebbe potuto perdere in un altro caso. Mettiamo una contro una ward qui. Usiamo una pozza. Non ho la E, quindi rispettiamo un po' Riven. Molto istintiva con il coso, con la E. La usa subito dopo. E non prende danni. Aia. Facciamo male a Riven e le facciamo tanto male. Questo matchup è molto a favore di Renekton. Prendiamo due plate, penso. Siccome è di qua, vedrò di più. Rimango qui in mezzo. No, ho sbagliato, mannaggia a me. No, ho fatto in tempo, mi sono fatto petare lo stun. Ho pure sprecato la ulti, peccato. Prendo un po' di armor, anche se non so se questa va a P o meno. Ho sprecato la ulti, purtroppo. Quindi devo stare attento adesso perché lui ci avrà la ulti tra un po'. Se avessi avuto una ward l'avrei messa qui dentro. Sì, probabilmente sì. Cioè, sarebbe stato quasi costretta. Oddio, forse avrebbe dovuto peccare perché c'avevamo comunque coso topside. Quindi doveva rispettare il jungler topside, però avrebbe perso molto di più, sì. Vedete? Non gli faccio nemmeno usare lo scudo. Me ne vado diretto. Faccio un trade per 0 HP. Cioè, non è stato un trade, è stata una roba a senso unico. Trade è quando si scambia qualcosa. Qua non abbiamo scambiato niente. Gli ho dato solo io un sacco di pizza gratis. Carichiamo la rage. Qua un ottimo dive. Oh, se poteva fare tutto questo, se aspettava la mia cosa era più safe e non doveva sprecare il flash. L'abbiamo preso comunque, quindi è buono. Lo dovevo zonare dal coso. Meno male che non aveva lì down da jungle completo. Se ce l'avesse avuto, avrebbe. Anche i blubbini di Zac fanno una Sunfire, quindi si sarebbe preso l'aggro della torre. Andiamo back. Non so se ha più a D sta tizio. Prende i Tavi comunque. Tra l'altro perché voglio averci la speed adesso. Salve Dead Rock. Però dov'è il tuo obbligatorio su Vladimir? Non obbligatoria, però è gradita. È molto comoda per la Lymphase per pushare. Un tempo era quasi obbligatoria. Se fai col Predator e prendi Ingenious Hunter e sta roba, direi che è quasi obbligatoria perché sfrutti al massimo con l'Ingenious Hunter, no? Quindi è molto forte. Non voglio frizzare, voglio pushare per prendere Blade. Qua potrei anche frizzare, ma. Darei free roaming a Riven e non prenderei le plate. Ovviamente per pushare qua non è che pusho così.
Uscio un po' di meno e poi si va diretti. Vabbè, se faccio metà vita così sti cazzi della wave, cioè metà vita così gliela faccio e poi dopo pusho più tardi. Oh, mi ha parato tutta la W. Adesso carichiamo la regia al massimo. Lui deve beccare perché lo posso levare 100-0. Cioè, 100-0 nel senso perché era low. Non è che posso levarlo 100-0. Porca miseria, non c'avevo abbastanza regge per la Q potenziata. Pensavo con l'auto di riuscirci ad arrivare. Ho fatto male i conti. Preso il cloud loro. Prendiamo un'altra blade qui. Ricordate di fare la E un pochino addosso a lui, cioè mentre andate via, così avete il doppio dash per uscire a range. Non è flash il tizio. Ovviamente Zac ha visto la lane free da gankare, mi sta sittando, stiamo prendendo una marea di roba. Da comunque un'occhiata a botte nel caso in cui... Potevo tippa qui dietro diretto forse. Robbo c'ho un backup. Uscio pure la prossima, tanto posso farlo 1v2. Cioè con la ulti sì, senza ulti no in realtà. Però ce l'ho tra poco, posso... Potrei comunque temporeggiare abbastanza da farlo. Sì. Adesso anche se non è worth venire per me, cioè nel senso perdo un sacco di tempo, è comunque worth perché valgo 750 gold. Devo beccare prima. Ma ecco, se dai, usate il flash. E AP, quindi scivola. Faccio la letale, tio. Quasi quasi, sono tutti squishissimi. Ho fatto sta cosa perché non volevo rischiasse. Non volevo che divasse perché se fosse rimasta da sola avrebbero potuto arrivare con Shyvana. Quindi sono rimasto lì per quel motivo lì. E Mari prima. Ma sai, non c'ho abbastanza soldi per questo. Mannaggia che l'hanno fatto. Faccio le Dalidi. Perché sono proprio full carry loro. Quindi vado un po' le Dalidi. Prima lo Sterak. Potrei farmi anche lo Sterak, ma preferisco meltarli più. Ciao Deadrock. Aia. Possiamo iniziare, una cosa che adoro fare con i top laner quando sei in vantaggio è rubare i campi al jungler nemico. Vai Ed tu,
Togli risorse al jungler nemico. Due in uno, cioè è meraviglioso. Drick prossimo, un mountain. Ricordate, vedete già la ulti cosa, c'ho uno da pirate quella cosa. Porca miseria. Ma quanto CD c'ha? Mamma mia, meno male che so the god. Fa... non c'ha CD quella ulti, non pensavo. Cioè quella E. C'ha 40 CD tipo, mi sa. Già. La marea di danni. Ma sono vista abbastanza brutto. Clippate! Volevo io? Mi pare abbastanza ovvio che dobbiate clippare. Dai! Guardate, sarà già fatto. Questo pure. Raptor 6 sarà già fatto. Aspettavo che... speravo che mi venisse qua sotto torre. E invece no. Cioè speravo ultasse indietro, no? Appena... ha visto, appena... andato addosso a Lissandra, invece è stato bravo. C'ho quasi il leader per la Yo... sì, i soldi per la Yomus. Faccio Yomus per la mobility aggiuntiva. L'avete fatto la clip? Oh, fate sta clip e me incazzo, eh. Ad... da dove era Ilaria non fa più nessuna clip. Dai! La potete... fate la clip e spammatela in chat. Da bravi... da bravi viewer. Continuo a pushare qui. E prendiamo pure questa. Mamma mia, che bello! Mountain! Ti voglio bene. E ci prendiamo pure tutti i campi loro. Mid tanto già hanno finito. Mi prendo pure la diamante così li frego più velocemente sti campi, perché ce ne metto un pochino in effetti. Ora andiamo back. Ho tutto. Sbagliato io. Non pensavo mi arrivasse full speedato così a random e lasciassero una torre. Ho usato il flash però per 1000 gold ci sta. Cioè sono troppo forte. Mi sono dimenticato io. Ho sbagliato. Dovevo flashare fuori dalla cage, invece ho fatto la E. Un sacco di errori, ma va bene. Allora, prendete la torre. Arriva la wave adesso. Facciamo questo e me la pure... mi dà pure le cose Mercury. Cioè, nel senso, mi dà la tenacity. Andiamo più fast in lane. Ovviamente devo doggiare il Q per dargli meno E. Rimango qui. Tanto li perde più tempo e prendiamo questa.
valgo un sacco di gold. Che ti è successo alla fine della fiera? Ma perché ti hai notato altri no? È stranissimo. Cioè, agli altri non l'abbiamo attato, forse è perché... Non so che tolleranza... È strano il bot, perché... Io l'ho messo che è tollerante ai link di clip. Forse perché è un link tipo di Discord o qualcosa. Tollera solo i link ai clip di Twitch. È simile, ma... Strano. Può essere la fine della fiera, sì. Boh, no? È strano. Andiamocene. Please, listen to pings, don't go in random. Sì, fa un sacco di danni con la Yeshivana più. Davvero tanti. Mi inizia a servire un po' di MR ora. Per mitigare un po' sti danni più. Comunque abbiamo 3 item su Kai'Sa, adesso in poi sarà sempre più forte di Ezreal. Mi faccio una visage probabilmente. Giusto per rendere un po' più vuota lo Starak. Ah! Sì sì, l'ho visto. Sapete dove la potete vedere? Perché è nel server di Discord. Entrare sul server di Discord è aperto a tutti, notifiche quando vado live e tutte le cose, tutte le altre cose, tutti gli altri vantaggi. Aperto a tutti, non solo i sub. Venite nel server Discord e chiacchieriamo, facciamo cose divertenti. Quello che sto facendo. Ecco di qua, quello è morto. Ah, ciao, giusto, avevo dimenticato il piccolo dettaglio del cleanse. Correte. Il fucking cleanse. Avevo dimenticato. Mi serve altra magic resist. Mi fanno parecchio male questi qua. È solo una skill alla fine. Cioè fa molti danni, però la può usare solo quando è in ulti. Cioè in realtà anche la ulti sua fa molti danni, però se va in con la ulti viene one shottato. Però sì, la E di Shivana fa una marea di danni. Tulsino, basta. Basta con questa omofobia. Sono stufo di questo tuo atteggiamento.
Ah, io vado via. Dai, mi frega. Io pusho sta wave. Questo ha già usato la ulti. Oh! Che pensavi, buona buona buona! Cioè, pensavi che ci fosse ancora la piantina, mannaggia! E poverina lei! Ci avete ragione. Hanno ragione, hanno ragione. Mi sto sconcentrando troppo. Focus, focus, boys. Devo aspettare che i miei mettano pressure. Sì. Vai back, porco dinci, non mi rendere così facile. Uno è lì. Gli altri però. Devo perdere sti sia. Ok, trash lì, posto. Ma ne bastano due. Zac, non dovresti fare questa roba qui. Perché Zac è mid da solo a pushare. Ma in che cosa è il tipo da... Io prendo i tre inimiti, non mi importa le vaste cagate che stanno facendo loro. Posto, abbiamo preso quello che volevamo, possiamo beccare e tornare. No, no, no! Vabbè. Era un rischio inutile da prendere questo. Cioè, un rischio che potevamo evitarci di prenderci. È già usata lei, quindi non mi può trascinare dentro. va bene, è andato bene alla fine. Ho spaccato una Riven. Ha vinto la lane contro la Riven, è riduttivo se permettete, l'ho spaccata. Friendly a Kai'Sa? Boh, no, a questo già ci ho avuto delle buone meccaniche di Zac, ci è piaciuto molto. Ottime meccaniche, più 23 stavolta, nice. Da più 20 a più 23, buono. Come potete ben vedere, il grafico dei piselli, qualcuno è molto più alto di qualcun altro. Potete ben notare. Le rune, quanta cura? 2100, nemmeno tanto. Taste of Blood però si fa sentire qui, eh. Si fa sentire.